Salve amici, eccoci qua, ben ritrovati. Allora, l'argomento di oggi è un argomento che ultimamente mi sta appassionando particolarmente. Infatti non so se avete visto, magari se mi seguite su Instagram avete visto qualche foto. Mi sto letteralmente buttando a capofitto sulla costruzione dei terrari. Essenzialmente non è nient'altro che un mondo vegetale ricostruito all'interno di un vetro. Insomma, si cerca di ricreare l'ecosistema della pianta all'interno di quel vetro in modo che essa possa resistere tranquillamente anche all'interno, anche appunto in quelle zone dove magari non c'è tantissima luce o soprattutto non c'è tantissima aria. È un argomento che, a dirvi la verità, mi appassiona veramente da tanti anni. Seguo la Green Factory, che è un'azienda parigina che ha portato questo mondo da qualche anno. La seguo veramente da tanto e devo dire la verità con molte perplessità, soprattutto all'inizio, perché non riuscivo a capire come fosse possibile che delle piante potessero resistere soprattutto chiuse all'interno di questi terrari. Ho studiato un pochino l'argomento, ho comprato un loro prodotto e devo dire che dopo tanto tempo finalmente sono riuscito a capire il meccanismo che c'è dietro e a riprodurlo. Qualora anche voi voleste partecipare alla creazione di questi prodotti, vi consiglio un libro che è diventato un pochino la mia Bibbia per quanto riguarda la costruzione dei terrari, che è proprio Terrarium, scritto proprio dai ragazzi della Green Factory. E devo dire la verità, ho trovato all'interno di questo libro tutte le piccole risposte che non conoscevo, i piccoli dubbi che ancora avevo anche dopo averlo appunto in casa. C'erano sempre quelle piccole cose, dicevo, oddio, ma come funziona? E qui ho trovato tutto quanto. È un libro ben costruito, ovviamente non gli sto facendo pubblicità anche perché non c'entriamo niente l'uno con l'altro, però è un libro che comunque riprende un pochino tanti passaggi di tante piccole creazioni. Ci sono, penso, una trentina di esempi su come costruirli passo passo. Vi dice tutte le varie tipologie di prodotti che potete inserire all'interno dei terrari e soprattutto quali vanno lasciati aperti, quali possono essere chiusi, le piante d'accompagnamento, come annaffiarli, quali problemi derivano, bla 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 bla. Ovviamente per tutti quei ragazzi che non vogliono acquistare questo libro e mettersi all'opera, ci sono io con questo video. Il concetto di un terrario è un concetto che generalmente noi associamo magari ad altre tipologie di costruzioni, soprattutto magari per chi ha degli animali esotici, la costruzione di un terrario in cui comunque possiamo ricreare l'habitat naturale di quel particolare animale, in modo in cui che non soffra quindi le condizioni avverse magari di un appartamento o magari degli sbalzi climatici particolari che possiamo avere all'interno delle nostre case. Viene quindi ricostruito questo piccolo ecosistema in modo che il nostro piccolo animale possa vivere serenamente. Quello che facciamo per le piante è praticamente ricostruire la stessa situazione, quindi ricreare l'ambiente perfetto in cui quella pianta dovrebbe crescere. Il funzionamento generalmente dipende da tanti fattori. Diciamo, le cose principali su cui possiamo suddividere i terrari per quanto riguarda le piante sono principalmente tra le piante aride e magari le piante tropicali, ovvero quelle che hanno bisogno di un clima più chiuso, dove magari possiamo proprio mettere il tappo e lasciarle lì per anni senza doverlo mai aprire, o quelle piante che invece hanno bisogno di un terrario aperto, quindi un pochino areggiato, che è quello che poi costruiremo oggi. Il funzionamento è molto semplice: andiamo a costruire diversi strati di terreno di diversa granulometria in modo da offrire un terreno principalmente ben drenante, ma che permetta anche di non irrigare la pianta, insomma, molto spesso, anche perché molte volte utilizziamo magari dei sassolini o delle situazioni particolari che annaffiando potremo anche andarle a rovinare, e qui infatti c'è anche il metodo di come annaffiarlo. È molto importante creare dei diversi strati di granulometrie di terriccio in modo che l'acqua possa salire per capillarità senza che intanto uno ristagni nel terreno, cosa che generalmente succede quando abbiamo queste composizioni chiuse, ma soprattutto permetta alla parte più alta, dove poi ci sono le radici della pianta, di ricevere acqua a sufficienza. Le cose più importanti a cui dobbiamo stare attenti sono soprattutto la luce e appunto l'irrigazione. Per quanto riguarda la luce, essendo delle piante che comunque teniamo dentro casa, vale il concetto dei bonsai, ovvero di tenerle generalmente sempre non troppo lontane dalla finestra, generalmente non oltre il metro, dato che comunque abbiamo un calo di luminosità drastico subito dopo il metro di distanza da una finestra. Se la posizione quindi è ideale, la nostra pianta non avrà nessun problema. Vi farò vedere poi degli esempi in cui addirittura queste piccole piante stanno germogliando, stanno continuando a crescere all'interno del terrario. Per quanto riguarda l'acqua, questo dipende tanto da che tipologia di pianta mettiamo dentro. Quello che faremo oggi è un terrarium con la metà sequoia, come avete visto nell'immagine di copertina. Per quanto riguarda queste piante, ovviamente l'annaffiatura, soprattutto in questo periodo, dovrà essere magari
un po' più frequente, ma parliamo sempre, per quanto riguarda la specie che ho qui in negozio, anche di una volta ogni 20 giorni o addirittura una volta al mese. Insomma, sono delle specie che generalmente annaffieremo tutti i giorni, ma in questa particolare situazione possiamo bagnare anche una volta al mese. I terrari chiusi sono ovviamente quelli che diventano quasi fantascientifici, diventano veramente delle creazioni che vanno un pochino contro il nostro modo di pensare bonsai. Io infatti le prime volte che li vidi c'erano questi bonsai che avevano tutto questo alone, insomma, di condensa sulle pareti, ed ero convinto che, insomma, quella pianta di lì a un paio di giorni l'avremmo persa tranquillamente. Ho avuto modo invece di studiarlo sul campo, insomma a casa, il funzionamento di questi terrari, e devo dire la verità che tutto funziona secondo i piani. Infatti si ha questo processo quasi naturale di condensazione e poi di acqua che va a ribagnare il terreno durante la notte, veramente perfetto. Per dirlo in due parole, come funziona? Come sappiamo, durante il giorno le nostre foglie traspirano l'acqua che trovano nel terreno. Se il nostro terrario rimane chiuso, ovviamente non sottovuoto, anche se lo copriamo con dei tappi, va sempre tolta la generale guarnizione in plastica che non permette uno scambio di aria. Ci serve un minimo scambio di aria. Questa condensa si attaccherà poi alle pareti. Durante la notte, quando la nostra pianta va a riposo e non respira più, l'acqua scenderà, andrà a ribagnare il terreno, e loro mi dicono, insomma, dopo vari contatti che ho avuto, che questi terreni possono essere bagnati anche una o due volte l'anno, nel caso in cui li teniamo chiusi. Tenerli chiusi ovviamente comporta delle osservazioni particolari per le nostre piante. Dobbiamo tenere sempre sotto controllo la temperatura, cosa che non ci serve fare per quanto riguarda quelli aperti, perché comunque tenendoli in casa possiamo garantire loro una temperatura che non supera quasi mai i 27-30 gradi. Insomma, possiamo stare generalmente abbastanza tranquilli, soprattutto se come me magari sono qui in negozio con dei condizionatori, la temperatura rimane sempre abbastanza stabile. Quando invece sono chiusi dobbiamo prestare particolare attenzione alla temperatura, perché il nostro terrario può rimanere sì chiuso e quindi in una maniera molto efficiente tende a garantire la sopravvivenza di quella pianta, ma dobbiamo essere certi che la temperatura non superi mai i 27 gradi. Insomma, già sopra i 25 cominciate a farvi qualche domanda se magari conviene aprirlo per garantire una maggiore aereazione. La nostra pianta generalmente, qui possiamo utilizzare dei ficus o delle piante comunque di origine tropicale, che comunque sopravvivono generalmente in un ambiente intorno ai 30 gradi con un'umidità anche al 100%. Quello che noi possiamo ricreare all'interno di quel terrario è questo ambiente. Considerate fuori una temperatura magari di 27 gradi, all'interno ovviamente la temperatura sarà leggermente più alta, quindi potremo stare intorno a quelle cifre e avremo un'umidità altissima, cosa che alla pianta giova tantissimo. L'annaffiatura, come vi dicevo, è la cosa fondamentale per queste piante, perché comunque dobbiamo essere attenti soprattutto a non eccedere con l'acqua, perché comunque essendo un ambiente chiuso è facile che si creino dei ristagni. Dobbiamo quindi bagnare molto di rado, ma come facciamo a capire quando è il momento di bagnare? In aiuto ci vengono i muschi. Infatti tutte queste composizioni presentano sulla parte superficiale dei muschi, e comunque andiamo a inserire sia a, ovviamente, per abbellire di più il paesaggio, per renderlo un po' più caratteristico, un po' più naturale, ma serviranno anche per darci un'idea dello stato di idratazione del terreno, dato che comunque il muschio tende ad essere verde quando comunque è ben idratato. Anche muschi che vedete secchi in giro, insomma, per le strade così via, una volta ribagnato riacquista subito le sue proprietà, ritorna di nuovo, diciamo, in vita. Quindi finché è verde la nostra pianta sappiamo che può essere ben idratata. Nel momento in cui il nostro muschio tende a seccarsi, tende a diventare un po' marroncino, allora quello è il momento in cui dobbiamo intervenire con l'acqua. Devo dire che questo libro è molto molto preciso, tende a dare anche nelle costruzioni, poi magari vi farò vedere qualche immagine del terrario, le quantità precise delle terre da utilizzare e così via, ovviamente dandovi una grossa mano sia nel reperire magari i diversi tipologie di vetro, che generalmente è la cosa un po' più difficile da trovare, sia per i costi, che comunque non sono sempre bassissimi, e sia per le forme, che devo dire la verità anche per me che sono in questo settore non sono facilissimi da trovare. E come vi dicevo, vi dà delle indicazioni molto buone anche su quanta acqua dare, ve lo dà proprio in ml, lo stesso per i terrici utilizzare, vi dà proprio i grammi necessari per creare una composizione perfetta. Ovviamente non va tanto d'accordo con come agisco io generalmente in queste situazioni,
decisioni mi tendo sempre a lasciar trasportare da quello che vedo, non tendo mai ad essere preciso e selettivo con le dosi, insomma bisogna sempre essere bravi e precisi ma non così scrupolosi. Se volete seguire comunque queste regole sono molto funzionali. Per quanto riguarda l'annaffiatura, quindi vi dà delle regole precise su quanta acqua dare e generalmente anche quando darla. La cosa fondamentale che sottolinea il libro varie volte è, come vi dicevo prima, il metodo di annaffiatura, dato che comunque creiamo delle composizioni con dei piccoli terricci, magari dei sassolini, che sono molto difficili da tenere saldi sopra il terreno. Dobbiamo quindi sempre inserire delle pietre un po' più grandi, insomma a parte decorative ma molto funzionali per quando andremo a bagnare, perché utilizzando uno spruzzatore potremo irrigare direttamente su quelle pietre, lasciando il paesaggio inalterato e bagnando allo stesso tempo la pianta in modo efficace. La parte finale del libro ovviamente segue anche un percorso nel riconoscere gli eventuali problemi, anomalie che possiamo riscontrare lungo la nostra coltivazione, delle muffe, delle foglie sul nero o comunque la presenza di alcuni insetti, dove comunque creiamo un ambiente che molto spesso diventa anche molto favorevole alla creazione di piccoli batteri, di insettini e così via. Vi dà quindi tutte le varie linee guida su come dover intervenire in questo caso. Insomma, se volete prendere questa situazione veramente sul serio, è un libro che veramente vi consiglio di acquistare, o comunque qui sotto nei commenti chiedetemi quello che vi serve per realizzare un terrario nel migliore dei modi. Direi quindi che possiamo smettere di parlare e mettiamoci subito all'opera con la creazione di un terrario con un bel boschetto di mezza sequoia. Allora ragazzi, eccoci qua, ci mettiamo all'opera. Prima cosa voglio dirvi che sul libro troverete una buona sezione in cui si parlerà sia degli strumenti da utilizzare che per quanto riguarda invece i terricci da utilizzare. Noi, essendo bonsaizi, possiamo trovare molto facilmente delle buone alternative. Per tutto il resto delle cose non trovate, soprattutto dei terricci molto particolari, magari delle sabbioline e così via, potete recarvi o più facilmente magari da un fiorista che conoscete per farvi rimediare le bustine, o anche magari nei negozi un po' di giardinaggio e così via, insomma tutti quelli che hanno un pochino di materiale da decorazione. Quello che ci servirà sarà un vaso di vetro, la nostra pianta, ovvero il boschetto di mezza sequoia. Ovviamente dobbiamo già ben rifinire il panetto radicale dove fosse possibile e soprattutto irrigare per bene. Terriccio universale misto a sabbia circa 70-30, pomice fina circa 1-2 mm, acadama grossa, sassolini bianchi, sassolini neri, sabbia bianca e sassi di diverse dimensioni. Per quanto riguarda gli strumenti, un convogliatore e una stecchetta, vedrete a cosa serve. Allora ragazzi, come vi dicevo, il trovare il vaso sarà la cosa un po' più complicata. Calcolate che questo è alto circa 40 cm. È un cilindro aperto indispensabile per far sì che la nostra pianta, la mezza sequoia, possa sopravvivere senza grossi problemi, perché ovviamente se qui lo andiamo a chiudere sarà veramente costruttivo, insomma la perdiamo nel giro di un secondo. Quelli con il tappo, vedrete, di vasi saranno molto molto più complicati da trovare. Allora, a parte i terricci, che io ho voluto utilizzare delle miscele alternative rispetto a quelle che consigliava il libro, dato che comunque come vedete consiglia dei terricci particolari che insomma non ho io a disposizione, ma questi vanno bene ugualmente. Per quanto riguarda tutti gli altri accessori che abbiamo visto, per esempio sabbioline e così via, questi sono prodotti tipici da fioraio, sono comunque colorati, quindi questi qua non so quanto riuscirete a rimediarli, però comunque dato da dei fiorai e così via, insomma sicuramente sapranno aiutarvi. I vasi idem, ovviamente questi qua li trovate magari anche da Ikea, alla Coin e così via. I costi sono leggermente alti, questo qui calcolate che al pubblico sta a circa una ventina d'euro, quindi comunque sono prodotti che ovviamente anche andarli a realizzare in casa hanno un certo costo. La cosa fondamentale quando andiamo a costruire un terrario è quindi creare le diverse fasce di terreni di diversa granulometria che possano quindi favorire questo fatto di capillarità, per cui appunto l'acqua passi dalla zona più bassa con una granulometria maggiore a una zona più alta dove risiederà poi la pianta. Vediamo passo passo come procedere. La prima cosa che dobbiamo fare è inserire la acadama di granulometria grossa, che creerà il nostro strato più basso, quindi quello meno superficiale, che servirà da drenaggio. È importante utilizzare una granulometria grande per queste situazioni. Ho usato l'acadama per il colore che ha, ma ovviamente potete utilizzare qualsiasi altro tipo di terriccio purché sia a granulometria grossa. Ho
strato che dovete eseguire è di circa un paio di centimetri, non di più. L'importante quando costruite questi terrari è cercare di proporzionare bene l'altezza dello strato di terreno rispetto poi al vuoto che deve esserci sopra. Devo dire la verità, dopo una decina di tentativi più o meno sono riuscito a trovare una giusta proporzione. Tutti gli strati successivi a questo dovranno essere invece inventati dalla vostra fantasia. Quello che dobbiamo fare è cercare di miscelare, come abbiamo visto, terreni chiari a terreni più scuri, in modo da creare questo assetto molto particolare tipico dei terrari. Quindi comunque creare magari delle fasce bianche, poi una fascia nera, per dare insomma quell'idea di naturalità. Qui purtroppo non c'è una regola da seguire, qui dovete insomma gestire bene la vostra fantasia e i materiali che avete a disposizione. Quando inserite tutti i nuovi materiali è importante utilizzare il vaso, quindi magari poggiando il convogliatore al bordo del vaso in modo da far scendere uniformemente i terricci. È importante non creare delle zone, soprattutto centrali, molto alte dove andremo poi ad alloggiare la nostra pianta. Insomma, cercate di andare tutto quanto intorno quando adesso inseriremo le diverse tipologie di terreno, in modo che la parte centrale sarà dove andremo a incastonare la pianta, altrimenti vedrete che andrete troppo in alto. Questo insomma ve lo dico per esperienza. Questo strato un pochino decorativo per quanto riguarda la nostra pianta, quindi abbiamo utilizzato la catama grossa, sabbioline, poi sassolini neri, sassolini bianchi, la pomice, per dare questo effetto di molto naturale, insomma, delle varie tipologie di terreno che possiamo trovare all'interno della nostra terra, andiamo ad inserire la terra universale. Quando lo fate, mi raccomando di cercare di metterla sempre più che altro intorno, cercando di lasciare la parte centrale sempre abbastanza spoglia, lasciandoci soltanto un piccolo strato dove verrà poi alloggiata la nostra pianta. Se volete, anche dopo aver messo un primo strato di terreno universale, possiamo creare una piccola zona in cui inserire magari della sabbietta, magari facendo anche delle zone non proprio parallele, possiamo dare un effetto molto particolare di un terreno insomma marchiato da diverse ere geologiche e quindi da diversi colori. Adesso creiamo una bella zona centrale dove poter alloggiare la nostra pianta e procediamo con il trapianto. Una volta fatto ciò, come vedete, è un bel casino. Adesso arriva il bello, perché una volta inserita la pianta all'interno del terrario avremo grosse difficoltà ad inserire le mani all'interno per poter operare. Quindi da adesso in poi mi raccomando molta cautela ed attenzione. Compattato bene o male il nostro terreno, possiamo procedere con la decorazione della parte superficiale. Qui dovremo utilizzare dei piccoli massi, delle pietre e soprattutto dei muschi. Questo qui è un boschetto già bello completo, insomma già molto carino. In alternativa, quando mettete magari una pianta, dopo vi farò vedere un esempio, possiamo inserire anche delle piantine decorative, delle piantine magari tropicali a tema con il terrario che stiamo costruendo, per rendere il paesaggio un po' più rappresentativo. Adesso possiamo utilizzare anche i sassi. Cerco di spingere bene tutto quanto sotto in modo da sopraelevare il paesaggio. Questa insomma è una nozione molto consona con i nostri invasi di bonsai.
ovviamente quando li fate cercate di essere molto attenti a non sporcare il vetro. Ovviamente adesso qui a fare le cose nel migliore dei modi non ho prestato troppa attenzione alla cura del vetro e dopo ovviamente pulirlo diventa molto più complicato. Ora ragazzi, per finire bagniamo bene tutto quanto in modo da irrigare tutti questi settori di terriccio per far sì che la nostra pianta sia a posto per un bel po' di tempo. Ragazzi, dopo aver ridato una bella asciugatina abbiamo realizzato il nostro terrario. Allora, quello che dobbiamo fare adesso ovviamente è cure normali, stare attenti a quando si asciuga, quindi osservare il muschio quando magari diventa marroncino e andare a bagnare. Per quanto riguarda le potature, è carino che magari il nostro boschetto o qualsiasi pianta mettete dentro non vada ad impattare contro il vetro, cioè non faccia quell'effetto spiaccicato contro vetro, quindi magari andare a rifinire ogni tanto, andare a potare con delle pinzette, magari tirare via tutti quanti i germogli nuovi nelle posizioni insomma non proprio consone e godersi questo bellissimo paesaggio. Prima di fare passo e chiudo voglio farvi vedere degli esempi che ho qui in negozio in vendita che ho costruito. Questo qui è il nostro terrario, quello che abbiamo creato. Mettiamo un po' più indietro l'immagine, ok, non c'entro. Quindi questo qui è quello che abbiamo realizzato oggi. Come vedete, rispetto a questo che ho realizzato qualche tempo fa, bene o male abbiamo qualche piccola miglioria, bene o male, insomma, diciamo che spero che con il tempo sia diventato leggermente più bravo. Qui lo avevo anche potato molto prima di metterlo, per poi rendermi conto che avanzava praticamente mezzo vaso. Qui invece siamo riusciti a mantenere una forma decisamente migliore. Come vedete comunque la pianta è in salute, ha un verde nettamente diverso, un pochettino più scuro perché comunque molti germogli nuovi l'avevo eliminati, cosa che invece non ho fatto qui. Però comunque la pianta sta piuttosto bene. Da quest'altro lato invece possiamo vedere un terrario di quelli che si possono chiudere. Qui abbiamo inserito praticamente un ficus, per chi lo amasse il cosiddetto ficus ginseng, con anche una piantina d'accompagnamento. Voglio farvi notare come, prima ne avevo anche un altro che aveva germogliato molto di più, come stia germogliando alla grande nonostante sia chiuso qui dentro. Questo qui adesso lo sto tenendo aperto per comunque, dato che comunque è molto vicino alla finestra, la temperatura credo sia molto alta, lo sto tenendo aperto, ma questo qui volendo, zacchete, ce l'avete chiuso, fa condensa, è una ficata, prodotto che vi consiglio. E quindi ragazzi, ci siamo. Sembra un nano illuminato stranissimo, però vabbè, ci piace. Mezzo ai terrari ci piace. Ragazzi, spero che questa lavorazione un pochino diversa, un pochino alternativa su come curare i bonsai vi sia piaciuta. Io devo dire la verità, lo sto amando alla follia e voglio riempire la mia vita di questi terrari.